17.03.2019 Silvana Palazzo I gatti di Vicolo Miracoli a Domenica Live. I gatti di Vicolo Miracoli tornano in TV. Jerry Calà, Franco Pini, Nini Salerno e Umberto Smaila si ritroveranno a Domenica Live. Una bella sorpresa per i fan del gruppo cabarettistico e musicale italiano attivo dal 1971 al 1985. Ci sarà una sorta di reunion per festeggiare a sorpresa il 93° compleanno della mamma di Umberto Smaila, ha anticipato Barbara D'Urso. Negli anni 80 la loro comicità era un cult. Facevano ridere grandi e piccoli, ottennero un successo clamoroso, poi si sciolsero per intraprendere percorsi solitari tra cinema, teatro e musica. Molti anni dopo sono tornati insieme per il film 2016 Odissea nell'ospizio, la storia autobiografica di quattro vecchi attori che facevano parte di un gruppo e si ritrovano in una casa di riposo. Jerry Calà è stato il motore della reunion. Una reunion di successo perché il feeling da battutari incalliti non è mai passato. Eppure avendo fatto dei percorsi da soli, siamo rimasti molto uniti affettivamente, ci siamo sempre frequentati, raccontò Nini Salerno in un'intervista di qualche anno fa. I gatti di Vicolo Miracoli di nuovo insieme a Domenica Live. Jerry Calà invece in un'intervista passata ha evidenziato il contributo del compianto Carlo Vanzina al successo dei gatti di Vicolo Miracoli. Devo tantissimo a lui, raccontò. Questo per quanto accaduto una sera, quando andò a vedere il gruppo al Teatro Tenda a Roma, è stato subito amore. In pochi minuti eravamo già amici, aveva accolto la nostra ironia e ci convinse a debuttare al cinema con Arrivano i gatti nel 1980. Un anno dopo mi volle come protagonista insieme a Diego Abate Antuone, I Fichissimi, e da lì poi le nostre carriere sono decollate, spiegò Jerry Calà a Domani Press. Invece sul film realizzato con i gatti di Vicolo Miracoli, per il quale ha curato la regia, spiegò Alan Cronos, mentre riaprivo il cassetto della memoria, che si è rivelato un armadione, ho ripensato alle tante cose fatte insieme con i gatti e mi è venuto in mente che sarebbe stato divertente scrivere un film in cui ci ritrovavamo vecchietti in questo ospizio che rispecchia vizi e virtù italiane, dalla malasanità ai migranti. Diritti d'autore e riproduzione riservata.